Buonasera, se vogliamo prendere posto, così iniziamo questa serata. Io innanzitutto faccio i saluti come primo cittadino, padrone di casa, a tutti quelli che hanno voluto partecipare a questa seconda serata, una dietro l'altra, una ieri sera, una questa sera, di approfondimento su tante tematiche di attualità. Ieri abbiamo avuto l'associazione vittime della strage di Viareggio del 2009, ci sono stati momenti veramente toccanti per la drammaticità delle cose che ci hanno ricordato, e abbiamo voluto discutere insieme ai nostri concittadini, grazie anche all'impegno delle associazioni, della cittadinanza attiva, che ha preso a cuore queste tematiche e ne vuole far conoscere a quanta più gente possibile. L'associazione Terra Mia, il movimento NoTap, il comune di Melendugno che ha patrocinato gli eventi, e tutti i cittadini non solo di Melendugno ma di questa area vasta che è il Salento, che insieme a noi partecipano, si informano e decidono di dire la propria. Io ringrazio quindi tutti gli organizzatori, ma tutti i partecipanti in modo particolare. Voglio poi fare un ringraziamento speciale a Gianluigi. Io sono andato, grazie a Stefano Santoro, che è uno di quei pazzi cittadini attivi che ha preso a cuore la questione, come Alfredo, Graziano, ma tanti altri, Gianluca, tanti altri, in maniera assolutamente disinteressata abbiamo preso a cuore questa faccenda che interessa direttamente il nostro presente ma anche il nostro futuro. Siamo stati ospiti a Milano nel suo studio e gli abbiamo spiegato, lui conosceva già grazie ai contatti di Stefano, la nostra storia, che è una storia che vorremmo, anche grazie al tuo impegno Gianluigi, è quello che noi ti chiediamo, di far conoscere anche al di là delle nostre case, al di là del Salento, perché è una storia particolare. Questo territorio ha impostato anni fa quello che poteva essere una sua possibilità di sviluppo e di crescita. Abbiamo, non so se tu le conosci, perché un periodo hai villeggiato niente poco di meno che a Torre Specchia, per cui conosce bene di cosa parliamo. E quindi è di casa già Gianluigi e conosce i nostri territori, la bellezza nei nostri luoghi, bandiera blu, cinque vele, bandiera verde dei pediatri italiani, una delle 10 località turistiche più importanti d'Italia. Abbiamo questo riconoscimento, ne andiamo orgogliosi, ma anche perché consideriamo che quella è la direzione giusta per il futuro. Ebbene, da 6 anni lottiamo contro un'infrastruttura che non ha niente di compatibile né con la bellezza del nostro territorio né con questa prospettiva di crescita e di sviluppo. Ecco perché non abbiamo fatto caciara, no, come qualcuno può farci apparire, il popolo del no. C'è un giornale nazionale che sta organizzando delle manifestazioni contro chi dice no a qualcosa. Ecco cosa ci accomuna Gianluigi Paragone. Quando andammo a Milano insieme a Stefano, lui ci disse: io sto facendo il giro d'Italia con il mio libro Gang Bank, che ci parlerà del mondo della finanza, del mondo delle banche, sempre di attualità e di interesse, ma nel nuovo libro, che si chiamerà Noi No, c'è un capitolo alla NoTap e alla NoTap, quindi c'è un capitolo che sarà... Ieri abbiamo parlato di salute e di sicurezza. Noi c'è gente che inizia già a pensare a vendere le proprie case, ad andare via da questo posto, perché questa infrastruttura non è compatibile con questi luoghi. E io lo voglio dire in maniera ancora più chiara, lo ripeto, l'ho detto ieri sera, non c'è nessuna compensazione, neanche a livello regionale, che possa essere barattata con quel senso di sicurezza e di benessere che i cittadini devono avere a casa propria. Quindi non si tratta di questo. Non si tratta di questo.
noi chiediamo a te invece un sostegno su quello che è l'altra gamba di questa storia, che è la mancanza di democrazia. Tu oggi dicevi questa democrazia malata nel video di presentazione che stiamo subendo noi, e il problema dell'informazione, di poter veicolare quelle che sono secondo noi delle verità e delle criticità su questo progetto. Il mondo dei mass media, ce lo dirà, lo conosciamo bene, ma tu molto meglio di noi, a volte ti butta su un velo che non ti fa dire quello che hai voglia di dire. Ci abbiamo un problema di democrazia perché hanno deciso di militarizzare questo territorio, ci abbiamo un problema del diritto alla proprietà che è inaccessibile, il diritto alla circolazione limitata, il diritto all'informazione. Ti accorgerai tu domani insieme a noi che per accedere nell'area rossa, insieme ai senatori o ai rappresentanti istituzionali che ci accompagneranno, dobbiamo attraversare due cancelli, essere scortati da Medicos, e anche la stampa non è libera ma è guidata in un tour come se fossero turisti giapponesi. Questo non è possibile in uno Stato libero e democratico come deve essere l'Italia. Che noi chiediamo a te, che possa essere anche di cassa, da cassa di risonanza per quanto stiamo facendo e stiamo cercando di lottare, e qua stiamo cercando di far prevalere il buon senso e la ragione rispetto a quella che è un'infrastruttura, io dico, né utile né strategica, dannosa e pericolosa. Grazie Gianluigi. C'era una volta. Da quanto tempo non raccontiamo una favola ai ragazzi? Non dico soltanto ai nostri figli, per chi ce l'ha. No, dico ai ragazzi, ai bambini. Da quanto tempo non raccontiamo una favola? Da tanto. Perché in fin dei conti non sappiamo più favole. Oppure peggio, abbiamo perso di vista proprio loro. Abbiamo perso di vista i bambini, perché abbiamo caricato sulle loro spalle degli zaini con dentro i libri di scuola, e in questi libri di scuola abbiamo scritto il finale che piaceva a noi, perché noi non sappiamo aspettare, perché noi non sappiamo più fantasticare, perché noi abbiamo già deciso che cosa ci deve essere dopo. Ecco perché non possiamo raccontare delle favole. Perché ci è sfuggito di mano il senso del mondo, o forse semplicemente ci è sfuggito di mano semplicemente il senso. E io mi ricordo che quando ero piccolo domandavo a mio padre: papà, ma che lavoro fai? E non era tanto sapere quanto portasse a casa di stipendio, quelle sarebbero state le preoccupazioni future, no, io volevo sognare insieme a mio papà. Volevo capire il suo lavoro, perché lui era felice, perché il lavoro era un pezzo della sua quotidianità, era la sfida. Il lavoro non era un qualcosa che serviva per portare a casa uno stipendio, era anche quello, ma lui nel lavoro, e tutti nel lavoro, trovavano una sfida, trovavano un pezzo della propria crescita. Poteva essere in una dannata fabbrica dove si lottava per migliorare le condizioni di lavoro, si poteva essere in un ufficio e dove si faceva un po' a gara per migliorare, per strappare un pezzo di contratto che ti dava anche un altro pezzo di felicità oltre che di guadagno, perché il lavoro era fondamentale. Oggi dobbiamo lottare, ma dobbiamo lottare con un sistema che fa da spettatore, i figli contro i padri. C'è un posto solo, questo nuovo modello ti ha detto non c'è posto per tutti, c'è un posto solo e ve lo dovete giocare a dadi, c'è soltanto un contratto disponibile, oddio, contratto, li chiamano contratti a tutele crescenti, come se fosse una tessera a punti del supermercato, però devi stare buono, devi stare zitto, altrimenti al completamento di quella tessera a punti non ci arrivi mica. Pensate che a settembre
una nota marca di borse indice un concorso. Dice: hai un'età compresa tra i 20 e i 30 anni? Partecipa al concorso, compra la nostra borsa e partecipa al concorso. E il concorso era molto semplice, dovevano dare delle idee di marketing per un altro prodotto. Ovviamente succede un po' un casino, perché capiscono che c'è una modalità che è sbagliata. Sapete cosa c'era in palio? Un contratto di stage. Perché pensate che stupidi che furono i padri costituenti che parlarono di diritto al lavoro. Ma no, oggi non è più un diritto al lavoro, oggi al limite è un premio, il lavoro è un premio, viene tirato a sorte. E quindi ritirano il concorso e secondo me qualcuno si sarà anche domandato: ma tutto sto casino perché cosa? In fin dei conti, con la crisi del lavoro che c'è, noi mettiamo a disposizione un contratto. Sapete chi è il patron di Carpisa, nonché di Yamamae, perché sono lo stesso gruppo? Si chiama Cimmino e lui è stato un parlamentare della Repubblica Italiana con la Scelta Civica di Mario Monti. È uno che crede in questo tipo di lavoro, crede nel Jobs Act, crede nella leggerezza dei contratti, nella massima flessibilità, crede ai centri commerciali che devono stare sempre aperti. E così poi, con queste offerte di lavoro, se tu non vuoi sottostare alle logiche della grande distribuzione, ti devi giustificare. Eh sì, perché se una madre decide di fare anche un po' la madre e vuole stare sabato e la domenica in famiglia, perché magari ha dei bambini piccoli, si deve sentire e vedere il dito, l'indice puntato addosso e si deve giustificare. Ecco, perché tu non vuoi, con la crisi del lavoro che c'è, perché poi vi lamentate sempre in quest'Italia del no, vi lamentate sempre, perché non vuoi lavorare con gli straordinari? Beh, semplice, intanto perché me li paghi tutti, non è che forfettizzi sempre come vuoi tu, tu me li paghi. E voi giovani che dite sempre che volete lavorare, perché non lavorate sul serio? Perché poi c'è quest'altra grande cazzata per cui i giovani non vorrebbero lavorare. I giovani vogliono lavorare, ci mancherebbe, però non è che un contratto invisibile può durare tutta la vita, perché un pezzo di formazione c'è per tutti. La gavetta l'abbiamo fatta tutti, ma la gavetta a 35 anni non è più gavetta, diventa precariato, e dopo il precariato c'è la invisibilità sociale. E magari quella persona non avrà un bambino che gli dirà: papà, che lavoro fai? Perché è tutto un terno all'otto. E questo è il disegno del neoliberismo: è iniziare a comprimerti i diritti del lavoro. Ma non è questo il vero stratagemma. Lo stratagemma è un altro. Lo stratagemma vero è quello di dirti, una volta che ti ho rotto ciò che è scritto in Costituzione, perché dovete pensare che ai ragazzi oggi, questo succede soprattutto nelle grandi città, avete visto che finalmente anche la Camusso, anche i sindacati hanno aperto gli occhi su Amazon. Noi avevamo fatto dei servizi alla gabbia proprio mettendo una telecamera nascosta tra i vestiti di questo lavoratore, e ci avevano dato la possibilità di vedere dei pezzi del lavoro svolto in quelle condizioni. Ora finalmente hanno aperto gli occhi un po' tutti, ma queste sono le nuove logiche, e dopo ci vedremo, dopo ci arriveremo. Però vi raccontavo il fatto che la seconda leva importante è un'altra, che era più pericolosa, è quella dell'indebitamento. È quella di farvi vivere e di farci vivere una vita a rate. C'era un tempo in cui mio nonno diceva: noi questo non ce lo possiamo permettere. Ve lo ricordate? I nonni dicevano sempre così. Noi quando eravamo piccoli abbiamo detto: che palle, no, però sgancia. Questo non ce lo possiamo permettere. Perché? Perché bisogna risparmiare, e poi perché nella vita non si sa mai.
Mamma mia, quell'altra frase, nella vita non si sa mai. Era pari soltanto a mia nonna quando diceva alle 11 di sera la casa deve stare in ordine perché magari viene qualcuno. Ma mia nonna no, mia nonna diceva noi risparmiamo perché nella vita non si sa mai. E infatti ha accumulato. Perché mia nonna poi alla fine non era stupido. Come tutti i nonni di quella generazione, non sapeva distinguere un'obbligazione da un fondo, un'azione da un'obbligazione, non sapeva nulla di tutto questo. Ma aveva il buon senso. Risparmiava e non comprava rate, si era già indebitato per la casa, ma la casa era centrale nell'economia e non solo nell'economia, ci vedeva lungo. E se doveva comprare una macchina, andava dal concessionario e gli diceva: io mi posso permettere solo questa macchina qui perché il mio bilancio, il mio portafoglio è questo. Quindi se vuoi, a me piace questa macchina, quanto me la metti? Che sconto mi fai? E te la pago subito. E facevano da fare tutte e due, perché mio nonno gliela pagava subito e quindi il concessionario, il venditore era contento. E mio nonno riusciva a strappare un buon prezzo. Facci oggi dal concessionario e dire: te la pago subito. Quello ti guarda e ti dice: oh, con tutti i concessionari che ci sono in giro, proprio a me devi venire a fare sto torto. E già, perché il giochino non è quello di venderti la macchina, è quello di venderti il prodotto auto, ma soprattutto di venderti un leasing, un finanziamento. È tutto un finanziamento. Vai in un centro commerciale ed è un finanziamento. Vai per la macchina e c'è un finanziamento. Guardi le pubblicità delle banche, che praticamente 20 anni fa non c'erano mica tutte queste pubblicità delle banche. Ormai le banche sono come la barilla, c'è un profumo, un'auto, una banca, un profumo, una pasta, un'auto, una banca, ma da lì si sta. È vero o non è vero? E riuscite a capire quanto cacchio costa una macchina? No, la puoi pagare in comode rate, la paghi X al mese, ma capire quanto diavolo costi non si sa. Perché? Perché il giochino è dirti che tu puoi comprare a rate. Questo è il giochino. Guardate, una volta sono ritrovato, 2 anni fa, sono ritrovato di questi tempi, tornavo di sera a casa, un volantino di un drone. I droni, sapete cosa sono, no? Ecco. E con un post-it di mio figlio che dice: papà, per Natale voglio un drone. Arrivo il mattino dopo e dico: amore mio, ma che te ne fai di un drone? E la sua risposta, che conoscete tutti, è: non lo so, ma ce l'hanno tutti. Che è la fregatura! Perché il "ma ce l'hanno tutti" è la negazione del pensiero di mio nonno. Ma lo sapete che c'era una pubblicità di una banca che diceva: rinunciare ai desideri nemmeno per sogno. Vieni da noi in banca che ti diamo un mutuo. Che non è proprio così, Perché tutte queste pubblicità che vedono le giovani coppie al centro della pubblicità delle banche, no? Tu le vedi, e lei che, lui che accarezza il pancione di lei, loro che sognano, c'è sempre questa. E poi sono comunque allegri perché lo sanno che hanno. C'è sempre una banca attorno a te, c'è una banca accanto a te, c'è una banca sopra di te, c'è una banca sotto di te. Il problema è quando la banca arriva. Coppia entra in banca, illuso ovviamente dalle pubblicità tipo come ottenere un prestito alla velocità della luce, no? E ci sono i marziani, i bambini vestiti da marziani, scarica l'app e tu sei contento, sei convinto, ma quasi quasi non ci vanno, e alla giovane coppia entra in banca, scatta l'allarme perché una giovane coppia non ha i diritti. Allora cosa fanno? Ci provano, dicono: guarda, noi abbiamo visto una casa, ci piace tanto, la vorremmo prendere, siamo qua per un mutuo. Certo, mi dà il suo contratto di lavoro? Sì, guarda, abbiamo questi contratti che ci danno adesso, si chiamano Jobs Act, e fa per darglielo, e quello della banca fa: figlio caro, non è che lo diamo a tutti perché avete il Jobs Act. Se hai un contratto vero, di garanzia, allora te lo do il prestito. Ma scusa, l'Europa va inondato di liquidità,
Lo so, però qualcuno da garante ci vuole sempre. Ma mio padre non è che può fare garante a me, a mia sorella. E allora niente, fanno per alzarsi, ovviamente la faccia non è più quella della pubblicità, ma mentre si alzano dalla banca dicono: ma abbiamo un prodotto per lei, prego. Li fanno rientrare, aprono il cassetto e tirano fuori le loro proposte immobiliari. Già, perché sono riuscite a trasformare le banche anche in una specie di agenzia immobiliare. Quelle che erano le sofferenze delle banche, cioè immobili, capannoni, case, adesso sono riuscite, in Banca Intesa e Unicredit, a piazzarle come proposta. Quindi fanno un po' quello che fanno in concessionaria. Loro ti piazzano il prestito e ti piazzano pure il prodotto. Allora vedete come noi siamo già dentro le logiche finanziarie dell'indebitamento. Molti dei ragazzi non comprano il cellulare in un negozio di telefonia, vanno dalla compagnia telefonica e comprano il cellulare in comode rate che metti dentro l'abbonamento telefonico. Così, se arrivasse una compagnia telefonica concorrente e ti dicesse: guarda, ti faccio le telefonate a 0 centesimi, ti do tutta la banda larga del mondo, fai quello che vuoi per 3 anni, tu non puoi accettare. Perché? Perché il tuo contratto non è soltanto un contratto legato al prodotto telefonico, cioè dell'abbonamento telefonico. No, quello che ti vincola è legato al prodotto telefonino. E noi ci stiamo indebitando. E vai al centro commerciale e puoi avere anche tu il televisore all'ultimo modello, la PlayStation all'ultimo modello, i mobili li puoi prendere a rate, tutto a rate, se le cose vanno bene. Perché se le cose cominciano ad andare male, quel monte di debito diventa il tuo ricatto, nel senso che lo subisci. Perché questa è la logica di chi promuove l'indebitamento. È quella di spingerti sempre più a indebitarti in modo che accetterai qualsiasi ricatto sui diritti e devi stare zitto. Vedete come si inizia ad anestetizzare il dissenso? Perché noi tutti ci aspettavamo che proprio sul lavoro le piazze si scaldassero. Ma come ti fai a scaldare quando non c'è più una dinamica collettiva del lavoro? Quando non c'è più un concetto sociale legato al lavoro, sei tu con il tuo qualsiasi contratto, perché devi prendere qualsiasi pagamento perché hai delle fottute rate da pagare. E allora stai zitto, perché se tu non paghi quelle rate ti picconano pezzi della tua vita. Sei ostaggio. La globalizzazione diventa globalizzazione, perché sei diventato schiavo loro. Questo è il giochino. Ecco perché cominci a stare zitto. E poi, ovviamente, se tu stai zitto sul lavoro, ovviamente devi stare zitto su tutto il resto. Perché devi parlare? Perché? Che bisogno c'è? Stiamo già costruendo tutto per te. Questo del resto lo dobbiamo fare perché ce lo dice l'Europa, quest'altro lo dobbiamo fare perché ce lo dicono i mercati, quell'altro perché ce lo dice la borsa, lo spread, e poi ce lo dice Dio o ce lo dice Allah, oppure quest'altro lo dobbiamo fare perché ce lo dice la scienza. C'è sempre qualcuno che ti dice qualcosa e tu non hai spazi per pensare diversamente. Ma il resto, ma cosa pensate a fare? Vi abbiamo dato il cellulare. Avete già tutto, avete il mondo con il cellulare. E poi, anche lì, non scrivete che non c'è bisogno. Fotografate, pictures, Instagram, tutto veloce, tac, e le immagini, le fotografie si inseguono e si consumano, si inseguono e si consumano. E grazie a questa nuova idea di economia, o peggio, grazie a questa idea di modernità, noi... Facebook
è uno dei più grandi gruppi economici. È in cima alle graduatorie di Forbes, che è la rivista che fa le graduatorie appunto dei brand e dei marchi delle multinazionali con maggiore profitto. Ha un giro d'affari enorme, un profitto enorme. Ma che prodotto vende? No, scusate, no. Perché mi sono dimenticato. Qual è il prodotto che esce fuori dalla catena di montaggio di Facebook? Cioè, cos'è che vendono per... no. Non c'è nessun prodotto. Questi fanno i soldi e non hanno nessun prodotto da piazzare. Avessero una magliettina, una robetta, un telefonino, pezzi di portiera, capisci perché fai quei fatturati. Ma se non vendi nessun prodotto, come faccio a fare quei numeri? Se non c'è nessun prodotto da vendere, il prodotto siamo noi. Stanno vendendo noi. E noi siamo contenti. E noi siamo contenti di essere dentro questo mondo della modernità. Quelli fanno i soldi. E noi siamo contenti. A noi danno sempre le belle parole, ci danno la retorica. E si sta zitti, ma si sta zitti, ma siamo anche felici. Perché meno male che abbiamo la banda larga, ma meno male che possiamo condividere, e quindi se io posto, esisto. Se twitto, esisto. Se scatto su Instagram, esisto. Dove? In una comunità virtuale. Ma non era così anche il paese dei balocchi di Pinocchio? C'era il gatto e la volpe, c'era il lucignolo, c'era il mangiafuoco, c'era il campo dei miracoli dove mettevi le monete e speravi davvero che tutto fosse così. Un miracolo. Ma è un gioco. Ma è un gioco che, guarda caso, ci distrae dal pensare. Attenzione, un'altra parola che non ci appartiene ma che ci hanno imposto è parola talk, talk show, no? Ma non è la nostra parola, la nostra parola è logos, è diverso, è molto più profondo, è molto più denso. Allora noi dobbiamo rimetterci sull'ordine del pensiero, a costo di pensare in maniera ribelle. E sì, perché prima o poi qualcuno lo dovrà dire che il re è nudo. Qualcuno lo dovrà dire che l'Europa è un inganno. Perché l'Europa è un inganno, lo so che qualcuno ci rimane sempre male. Ma mentre vi parlano di diritti, sappiate che i diritti dei cittadini, proprio nel Trattato di Maastricht, è scritto che c'è un'eguaglianza di libero accesso, libero scambio, di che cosa? Delle merci, dei servizi, del capitale e dei cittadini. È la stessa roba. I cittadini valgono come le merci, come servizi e come il capitale. Quell'Europa unita di cui tanto sentiamo parlare si è permessa di mettere in fila alcuni paesi, e nella precisione il Portogallo, l'Irlanda, l'Italia, la Grecia e la Spagna, in modo tale che formassero la parola pigs, maiali, porci. E certo, siete dei porci, perché avete vissuto oltre le vostre possibilità. Siete sempre andati a debito, il debito pubblico. Quante volte vi ha raccontato la mostruosità del debito pubblico, che è il nostro vero problema? E già è vero, noi avevamo un debito pubblico alto, ma avevamo un indebitamento privato bassissimo. Eravamo campioni del mondo di ricchezza privata. Ecco perché stanno venendo ad aggredire i nostri risparmi. È tutto un gioco, è il gioco finanziario. E devi startene zitto. Perché? Perché ce lo dice l'Europa. Se volete vi faccio vedere un filmato, ma potete, lo trovate in internet, in rete, di una mia vecchia trasmissione, dove quando ci fu la Brexit andammo a sentire questi parlamentari. Cioè, sono sempre quelli che dicono, no, l'Europa è importante, l'Europa di qui, l'Europa di là. E allora andavamo lì e diciamo, mi scusi, ma volevamo fare uno scherzo, ma lo sa che anche la Norvegia e la Svizzera vogliono uscire dall'Unione Europea? E questi, sarebbe grave. Sarebbe grave, adesso non è che tutti si mettono ad uscire perché è un problema, noi dobbiamo essere europeisti. E parlavano, e
Adesso magari sulla Norvegia ti puoi anche confondere, ma sulla Svizzera no, lo sanno tutti. Ma questo è niente. A un certo punto la mia giornalista ci ha preso gusto e fa ad alcuni parlamentari, ma non a uno. E lo sa che anche l'Alamenia vuole uscire dall'Europa? Risposta. E perché vuole uscire dall'Europa? Perché vuole avere i suoi confini. Ma tutti non possono avere i confini che vogliono. L'ho trovato in internet. Se tu domandavi nei giorni dell'articolo 18, cioè, scusi, ma l'articolo 18 è articolo 18 rispetto a quale legge? Mi scusi, mi stanno chiamando. Un altro fa. La legge sul capitolato del lavoro. C'è una miniera di cazzate, abbiamo sentito, l'articolo 18 sullo statuto dei lavoratori, se l'hanno dimenticato tutti. Perché sono ignoranti. Votano il bail-in e non sanno niente. Ti dicono che la TAP è importante perché altrimenti moriamo di freddo. E la TAP è fondamentale perché altrimenti, come ha detto oggi Calenda, rispetto alla TAP, altrimenti facciamo delle figure barbine in giro per il mondo. E uno dovrebbe dire, non è che magari fai una figura barbina perché questa roba la fai con l'Azerbaigian? Non ti basta già come figura di merda? Non ti basta il fatto che stai facendo qualcosa con un paese che paga gli eurodeputati, ma a quanto pare si può, mentre non si può protestare e infatti venite schedati e multati? Come fai? E vale per voi come vale per i no-tav. Così come vale anche per coloro che si oppongono all'obbligatorietà vaccinale. Io non sono un no-vax, io penso che i vaccini siano importanti, ma se qualcuno vuole dissentire è giusto che lo faccia. E se vanno a Pesaro a dimostrare, come è successo recentemente, e io c'ero e ho fotografato, ho filmato quella marea umana arancione, tu devi raccontarlo in televisione. Perché questo è il vero virus della democrazia, quando anche i media hanno paura di raccontare il dissenso. Qualcuno ha deciso che dobbiamo essere tutti terroristi, dobbiamo essere cattivi, ma soprattutto qualcuno ha deciso di metterci il bavaglio. E quando qualcuno il bavaglio ha deciso di metterselo, ecco, come siete pericolosi. A quel punto diventate medioevali. Ma qui faccio un nodo. Perché una cosa da dirvi alla fine, qualcuno me lo dovrà ricordare, sindaco. A proposito del vostro dissenso e che dovete stare zitti, gli imprenditori, perché poi giocano con le parole, perché uno non ci crede di quanto sia veramente meschino questo gioco e come ve lo stiano facendo sotto il naso. Perché adesso le rimodulazioni contrattuali ormai ve le fanno in banca, dovunque. Io sto facendo tanto incontri in Veneto, dove sto vedendo delle persone che vengono dei risparmiatori, esattamente come qua ci sono delle persone tranquille che vengono etichettate come pseudoterroristi, vedo un sacco di gentaglia. Quegli altri vengono etichettati come degli speculatori. Avete speculato, volevate farvela? No, guardi, io non volevo farvela, io ho soltanto risparmiato una vita e ho portato i soldi in banca, perché se io sto male mi devo operare, non è che devo essere laureato in medicina e chirurgia, devi essere tu laureato in medicina e chirurgia, mi operi e tenti di fare le cose fatte bene. Se io ho risparmiato una vita, siccome il risparmio è tutelato dalla Costituzione, mi fido dell'istituto bancario, e invece l'istituto bancario ti frega, perché ormai è fuori dalle direttive.
dinamiche della gestione del risparmio, deve fare tutt'altro e ti continuano a cambiare i contratti. Ma guardate che a noi anche continuano a cambiare dei contratti e noi manco lo sappiamo. Voi almeno una volta ogni due mesi lo fate. Quando fate gli aggiornamenti dei telefonini, voi di fatto state facendo un nuovo contratto. E li possono avere anche ripristinato lo ius prime notti, se voi manco lo sapete, perché non l'avete letto. Ora, è chiaro che non puoi cambiare il gioco, perché del resto o accetti o stai fuori dal gioco. E che è quello che vogliono, è non darti una possibilità. Gli imprenditori devono stare lì col cappello in mano ad elemosinare un cacchio di bonus fiscale. Abbiamo una quarantina di bonus fiscale, roba che fa impazzire ormai anche i commercialisti, anche i CAF, ok? E poi però scopri che i grandi signori, le big companies, le multinazionali, hanno dei vantaggi fiscali enormi. Ma non è una robetta così. Fanno un'evasione fiscale sistematica. Ovviamente non la chiamano evasione fiscale perché pare brutto, quella degli artigiani, delle professoresse che danno le prestazioni in nero, roba un po' volgare. La chiamano elusione fiscale. La differenza tra l'evasione fiscale e l'elusione fiscale è avere un ottimo studio legale che ti parla dalle spalle. Quando tu vai in un'Europa che tutto un tratto scopre di avere il problema dei paradisi fiscali, e recentemente anche Report ce l'ha detto, no? I Paradise Papers. E tutti, ma tu guarda, ma guarda che cosa che siamo andati a scoprire, ma che bravi che sono sti giornalisti che finalmente ci dicono questo scandalo. Sì, per la verità, già c'era stato poco tempo fa i Panama Papers. No, ma questo è decisamente oltre. È sempre la stessa roba. Ma stavolta la risolviamo. Quante volte avete sentito dire stavolta basta con i paradisi fiscali? L'avete sentito o no? Bene, sapete chi è il capo della Commissione Europea? Si chiama Jean-Claude Juncker. Questo signore, prima di fare Presidente della Commissione Europea, era capo del Lussemburgo. E i LuxLeaks, cioè dei dati, dei file veri, hanno scoperto e hanno messo a nudo il giochino fatto da questo signore quando era capo del Lussemburgo e attraeva le multinazionali, anche alcune italiane, con una scontistica, chiamiamola così, fiscale bancaria. Questo signore l'aveva fatto presidente della Commissione Europea. E allora non mi prendere per il culo, perché non è vero che puoi risolvere questo problema. Perché lui è esattamente un gran maestro di queste regolette qua. E i paradisi fiscali ce ne sono tanti. Dentro l'Europa. Quell'Europa che dice di volersi chiamare Unione Europea, che continua a raccontare il miracolo, il suo stesso miracolo, non ha cambiato ancora le leggi. In questo paese, ok, Italia, così come in altri paesi, c'è un ammanco di cassa fiscale. Perché? Perché ci sono delle multinazionali che si appoggiano ora al Lussemburgo, ora all'Olanda e ora all'Irlanda. Quindi vuol dire che dentro l'Unione Europea si consentono le cosiddette asimmetrie fiscali, cioè c'è una violazione e un danno per i bilanci pubblici degli altri paesi. Quale Unione Europea? Noi abbiamo degli ammanchi. Guardate che dentro questo gioco ci sono Apple, Facebook, Amazon, compagnia cantante. Ma l'altro, la Fiat, che non è in Irlanda, gioca in Gran Bretagna e in Olanda. Però ce ne sono. Ma noi, quel famoso venerdì in cui hanno scioperato giustamente i lavoratori, abbiamo implementato delle quote di shopping. Roba che se l'avessero chiamato presaldi non succedeva niente. L'hai chiamato Black Friday e tutti dietro a smanettare. Fatto sta che Amazon ha fatto un surplus, un più 2% tra l'altro anche in borsa, quindi quello ha sforato la quota 100, è sempre l'uomo più ricco del mondo, con fatturati sempre più grossi, e noi pensiamo che lui sia la modernità. Distrugge pezzi di una filiera reale, si sta preparando
attraverso la logistica robotizzata, escludere sempre di più i lavoratori così imparano a lagnarsi, ma lui continua a giocare con una piattaforma dove tutte le transazioni fatte anche per esempio in Italia, a parte una quota residuale, il grosso è sull'Irlanda. Capite qual è il danno? Ma noi questo, ma mica ne vogliamo parlare, vuoi mettere? È molto meglio fare tutte le puntate sulle auto blu, sugli sprechi della politica, che certo ci sono, ma basta farci prendere per il naso, perché lo spreco che c'è nel mondo della politica è decisamente inferiore rispetto al crimine finanziario che è in corso. Basta! Guardate che l'altro giorno il Corriere della Sera ha aperto con una notizia scandalosa, ma che abbiamo digerito così. C'era una consulente molto importante del Ministero del Tesoro che ha venduto a Ernst & Young i segreti fiscali di questo paese, perché lei lavorava con Ernst & Young e ci sono queste quattro società di super consulenza legale che girano per il mondo e che tra l'altro avevano anche certificato i bilanci delle banche saltate per aria, che continuano a ricevere soldi pubblici di consulenze. Ma Giletti non l'ha mai fatta una trasmissione, ma Santoro, ma Floris non la fa, nessuno la fa. Perché? Perché lo so, perché non fa ascolto. Ma è lì l'inganno del sistema gangbang, è lì che dobbiamo guardare. Non basta indignarci sulle ruberie della politica. Perché se io vi domandassi, fatto 100 alla popolazione carceraria per crimini finanziari, vi dovrei dire che è dello 0,9%. Perché nessuno si indigna. Ma è lì, i reati finanziari sono in aumento, porca miseria. Ma noi non ci ribelliamo più. Allora, e torno all'importanza della ribellione. La ribellione che è il passo successivo di una dissidenza, di un dissenso, cioè di un pensare diversamente. Io dove sono andato a raccontare i fronti del no, e anche qui, ho trovato gente che ne sa molto di più di gente che va in Parlamento e dice sì, 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 perché è molto meglio dire sì, così non hai rotture di scatole, non ti devi mai giustificare. E voi invece sapete tutto, sapete di più, perché è qualcosa che vi tocca le vostre vite, la vostra comunità, che riesce addirittura a superare gli steccati di appartenenza politica, perché ne sta andando della vostra economia, della vostra salute, della vostra comunità. Per questo hanno paura, per questo mandano l'esercito, perché o ti controllo con la leva del debito, oppure ti controllo con l'esercito. A cui vengono date delle direttive precise. Non ve la dovete prendere con gli agenti hanno quelle loro direttive, quelle devono stare. Il problema è, come sempre, uno scontro che ci facciamo tra noi, al basso, un pochino più sopra. Quelli si nascondono sempre. Sono i dirigenti, sono quelli che mandano avanti le pratiche, che traducono male, che ti dicono che tu non devi fare, non devi applicare la Seveso perché è pericolosa la Seveso, perché altrimenti poi potevate votare. E quando voi potete scegliere, è un problema per loro. Ecco perché c'è sempre tutto di eccezionale, straordinario, oltre le regole. Perché ti fregano così, dicendoti, ma sono tempi difficili, dobbiamo fare oltre, perché altrimenti, perché c'era sempre una difficoltà, c'era sempre, come nei videogiochi, un mostro grandissimo, Monti lo abbiamo accettato, alla Forlì abbiamo fatto fare qualsiasi cosa, perché altrimenti finivamo come la Grecia, altrimenti finivamo nelle viscere del mostro, altrimenti siamo mangiati da questo. La verità è che a furia di disegnare mostri, il vero mostro è il Leviatano che sta dicendo come dobbiamo vivere. E allora chi dissente? Chi dissente? Sindaco? Chi dissente? Chi dissente? Chi dissente gli viene detto
Ma voi volete quindi tornare al Medioevo, eh? E niente gas, e niente opere moderne, e niente lavoro moderno, e niente vaccini, e niente di tutto questo, eh? Ci rivolete portare nel Medioevo, vergognatevi, perché voi ci state portando nel Medioevo. Ora, uno si dovrebbe fermare e dire, ma sto cazzo il Medioevo? Ma no, che sta fatto sto Medioevo? Perché io qua alla fine ho detto, ma me lo vado a ripetere un attimo sto Medioevo. E sono andato a leggere Le Goff, Huizinga, Eco, Gatto, professori importanti che hanno scritto libri bellissimi sul Medioevo. Oh ragazzi, se ci volete portare nel Medioevo ditemi dove si firma, perché non faceva così schifo. E se volete vi dico due sacrifici del Medioevo, perché è vero che c'erano le crociate, ma il Novecento se ne deve stare zitto perché ha avuto due guerre mondiali. È vero che c'erano gli eretici messi a rogo, ma qui ci sono stati dei fanatismi con i lager, le camere a gas. State in un po' il Novecento non può dirla tutta puntando il ditino. Il Medioevo aveva San Tommaso, Sant'Agostino, la patristica, la scolastica, Boezio. Dante era medievale, Petrarca. Giotto era la luce. Boccaccio. Giotto era la luce, c'era il romanico e poi c'era il gotico, stupendo, che guardava verso l'alto, non verso il basso, si apriva, si alzava, c'erano le vetrate. Le grandi università, quelle di cui ancora oggi si parla, Oxford, Cambridge, Bologna, Napoli, Salamanca, erano medievali e si insegnava un sapere laico. Gli occhiali erano medievali. L'agricoltura, c'è stato il problema delle bestie, dell'allevamento, che ovviamente non si potevano mangiare perché si ammalavano. E allora che cosa riescono a capire? L'importanza dei legumi. Ragazzi, ma quante cose normali sono state inventate, create, scoperte nel Medioevo. E a furia di scoprire, addirittura poi, per dire quanto fossero bui sti diavolo di secoli, a un certo punto anche le fiere, perché, ve lo ricordate il grande romanzo di Victor Hugo? C'erano anche le fiere, c'era la giocosità, e nelle fiere ci si scambiava le merci o attraverso il baratto o attraverso i soldi, ed ecco che nascono le prime banche, che erano dei bancali in legno, dove c'era qualcuno che prestava del denaro. Certo, iniziato a prestarlo con le regole di oggi, ma è la stessa roba. Però almeno si capiva che quando quell'uomo non era più affidabile, che era saltato, doveva rompere il banco, banco rotto. Allora, ancora una volta, siamo dietro con le parole. E le parole da chi sono scritte? Come sempre da chi ha il potere. E allora ecco che, per quanto vi riguarda, dopo tanti anni in cui avete dovuto subire tutto, a un certo punto sui giornali arrivano le pagine dei signori della TAP che dicono: ma parliamoci! E io, se vuoi, ti parlo, ma attento però, se vinco io tu accetti la mia decisione. Non è che la verità del parlare deve essere solo la tua e quindi si fa solo come dici tu. Il parlare è un'altra cosa e dovrai accettare il mio eventuale no, perché una democrazia è sana quando dentro di sé ha capito l'importanza del dissenso, perché il dissenso è parte della democrazia. Allora, dopo questa bellissima excursus che ci ha fatto Gianluigi dalle banche, quando abbiamo parlato di Medioevo, mi è venuto in mente un ministro che ha parlato di umiliazione
per lui e per l'Italia, perché qui c'è un popolo che si informa e dissente. E la domanda che ti voglio fare io è proprio a livello di democrazia. È possibile che quando ci stanno queste grandi opere o queste opere che ci dovrebbero portare fuori dal Medioevo e verso la modernità, la prima cosa da fare è chiedere a chi li deve ricevere, dandogli le informazioni giuste e i dialoghi veri, non i monologhi mascherati da dialogo, è possibile capovolgere quello che invece avviene adesso, che lo decidono magari fuori da questi territori e poi vengono a dirti: guarda che stiamo facendo una cosa bella, tu accettala che migliorerà la tua condizione, però stai zitto. È quello che stiamo vivendo noi, è quello che stiamo cercando di contrastare. Guardate, quello che stanno facendo con le grandi opere è la soluzione più veloce per non risolvere i veri problemi di questo paese. Che però, attenzione, questo è un paese straordinariamente diverso e bello nella sua diversità. Allora, proprio perché è diverso, ha bisogno di essere collegato da chi è in grado di guardare un po' oltre. Invece che cosa fanno questi? Propongono delle grandi opere, cioè, detto meglio, dei grandi cantieri, perché il business è sempre sul cantiere, perché si dice cantiere che pende, cantiere che rende. Più porto avanti sto cantiere e io più riesco, attraverso le variazioni di bilancio, riesco a far andare il grano. E ci guadagnano tutti, perché è un gioco così, un po' dopato, è un doping. Ma noi non abbiamo bisogno delle grandi opere, perché qua, in un paese in cui si discute di qualsiasi cosa, si discute a giorni alterni delle beghe politiche, di chi ha di chi ha il mal di pancia dentro la sinistra, di chi c'era dentro la destra, e cose serie non si discute. Qui discutiamo del diritto delle farfalle ad accoppiarsi tra il 1° aprile e il 2 maggio, ma delle cose serie no. Si arriva e si dice: beh, ci hanno già dato un bel pacchetto, abbiamo una bella grande opera, ce lo dice l'Europa, perché così almeno si sta tranquilli quando dicono è arrivata questa cosa, ce lo dice l'Europa, se no facciamo brutta figura con gli altri. No, ma tu puoi fare bella figura, brutta figura con gli altri, ma voglio capire, sta cosa serve o non serve? E non serve, perché è un'opera moderna. No, allora non hai capito. Serve o non serve? Quanto mi costa rispetto all'utilità? No, beh, se no morite di freddo. Allora, non ti ho detto che devi parlare a slogan, voglio capire, visto che non me l'hai spiegata. Al di là di queste frasi fatte, c'è un'utilità oppure no? È quella la risposta che non ti danno mai. No, non è che non lo sanno, è che proprio perché lo sanno che è meglio non dirla. Perché non è vero che se ci manca il gas attraverso il gasdotto TAP moriamo di freddo. Eppure continueranno a raccontare questa cosa per cui... Allora, voi siete parte in causa. Io quando parlo con Stefano, a volte mi trovo dei messaggi, mi trovo 150 messaggi sono di Stefano, che uno dice: vabbè, dai, mi armo, vado in bagno, mi ritengo tutti. Ma il problema è quando mi lascia i messaggi audio. Però attraverso questa passione mi ha contagiato, perché io ho visto che c'era una comunità che sapeva, perché non è vero come vogliono dire e come, ve lo dico, vi rappresenteranno così, faranno sempre vedere voi contro le forze dell'ordine, faranno sempre vedere le immagini che conviene al sistema mainstream, perché voi, è già stato scritto, voi siete dei delinquenti, dei barbari, degli antimoderni, siete quelli contro cui un giornale che non vende una copia ti dice: facciamo una manifestazione contro quelli che dicono no. E allora
ti informo, caro mio, che domani facciamo un anno che abbiamo detto no per difendere un grande sì, che era sia la carta costituzionale con i suoi diritti. E chi diceva di essere per il sì alle riforme, si è inventato la cazzata come il centro studi di Confindustria dicendo che ci sarebbero state le cavallette che invadevano il paese. E non è vero. Perché quando poi gli inchiodi, gli dici adesso mi dimostri questa roba qua, non sanno cosa dire. E quindi, se volete parlare con noi, però le domande ce le dovete far vedere. Se volete parlare con noi, allora io non faccio il confronto con quello. Se volete parlare con noi, lo decido io che sono il giornalista, e parli tu e c'è un altro che decido io. E invece non funziona così. Non funziona così. L'Italia ha bisogno delle infrastrutture che la stagione dei nonni hanno avuto e hanno visto realizzate. Guardate che oggi parliamo di TAP, ma noi dobbiamo difendere anche altre conquiste. Noi dobbiamo difendere il pubblico. Guardate che sta passando, ormai è passata questa cosa per cui tutto ciò che fa lo Stato è spreco, è incapacità, è il peggio. Non è vero, ma non è vero. Non è sempre così. Anzi, più delle volte lo fanno proprio per tentare di andare a convincervi e a sposare la causa delle liberalizzazioni. Noi abbiamo difeso con un referendum l'acqua pubblica e non se ne capacitano. E l'acqua deve essere pubblica. L'acqua è pubblica. La sanità deve essere pubblica e ci devi investire nella sanità, e non me ne frega un tubo del pareggio di bilancio, perché queste cose sono la forza di uno Stato, quegli Stati che vogliono smantellare. Attraverso che cosa? Le grandi opere, tutto è grande, grandi opere, poi Matera diventa la capitale della cultura e per arrivarci ti fa il segno della croce, perché è un casino arrivare a Matera. Grande, i grandi trattati internazionali, come si riempiono la bocca. La Costituzione ormai non, la Costituzione ci abbiamo, ma i trattati internazionali. Quando Calenda parlava dei trattati internazionali, era così. Il TTIP, cazzo, si proprio godeva. Anche uno dice, vabbè, ma si può sapere che è questo TTIP? No. Perché no? Perché c'è il segreto. Anche siamo andati dai parlamentari. Dove parlamentari? Siamo andati dai parlamentari. Scusate, ma riuscite voi per piacere a dirci qualcosa di che cacchio è sto TTIP? Allora, siamo andati prima da quelli dell'Europa, ci sembrava normale, no? Essendo un trattato internazionale commerciale tra l'Europa e l'America, quindi sembrava normale andare in sede europea. E chiediamo agli eurodeputati, scusate, ma voi sapete niente di sto TTIP? No, non ce lo fanno vedere. Perché c'era il segreto di Stato sul trattato TTIP. Okay? Alla fine, per fortuna, grazie a una donazione ribelle, Greenpeace Olanda viola la segretezza e fa uscire un po' di informazioni. A quel punto anche i signori della liturgia, tipo Calenda, sono costretti a dire qualcosa, perché tutti i parlamentari hanno detto, scusate, se sono vere queste informazioni che sono filtrate, occhio, non è che ci piaccia poi tanto questo trattato. Quindi pensate, sti poveri politici avrebbero dovuto votare un qualcosa di cui non sapevano nulla. E sapete cosa fa Calenda di fronte ai politici che chiedevano di avere informazioni? Calenda dice, questo è il signore che mi sta dicendo che se no facciamo brutte figure. Va bene, traduzione libera, prova a fare Calenda. Va bene, vi facciamo vedere questo TTIP, perché siamo bravi, siamo democratici. Facciamo vedere questo TTIP, allestisco una stanza, metti una stanza così, con dei tavoli, e dentro ci sono tutti i documenti.
lontano. Sì, sono scritti in inglese, sono in inglese, quindi se non lo sapete, affari vostri. E avete mezz'ora di tempo per guardarli tutti. No, giuro, non dire così. Avevano mezz'ora di tempo a che un parlamentare arriva, dice, via, tipo le Olimpiadi, e va per fotografare col telefonino. Arriva un gendarme e fa, oh, dammi sto telefono, perché non potete né fare fotocopie, né registrare, né prendere appunti, non potete fare niente, potete soltanto leggere. E che cazzo di regola? Ho mezz'ora di tempo per tutta sta roba? È così. Questo è stato il libero accesso al TTIP. Siccome si solleva un po' un casino, allora che fanno? Parcheggiano con le quattro frecce il TTIP e portano silenziosamente avanti il CETA, che è l'accordo, lo stesso tipo di accordo con il Canada, di cui non si dice nulla. Cioè, ripeto, noi che abbiamo reti televisive che fanno talk, quando dicono ma fanno sempre tutti i talk, sì, i talk avrebbero dovuto informare su queste cose, perché ovviamente dentro sti cacchio di trattati, e per fortuna Greenpeace Olanda lo ha denunciato, è uscito fuori che tu per avere delle quote superiori di accesso ai mercati americani, per esempio sulla carne, dovevi accettare e ritarare alcune regole fondamentali anche sul trattamento delle carni, per cui gli americani, che notoriamente sapete mangiano benissimo come noi, no? Cioè, hanno questo grande raffinato palato, no? Del resto gli americani sono noti per questo patrimonio, e ti ha detto, se tu vuoi portare il tuo pollo, le tue carni da noi, devi accettare che noi portiamo le nostre carni nei tuoi mercati. Ovviamente loro guardavano al largo mercato, perché quando tu comprimi il potere salariale delle persone, vince il modello low cost, ok? Questo è facile. Quindi ti portavano le loro carni e si dava la possibilità di lavare i polli con il cloro. Ecco perché quando hanno scoperto questa cosa, qualcuno ha detto, no ragazzi, se le regole del gioco sono queste, e ti dico di più, che una delle regole peggiori di questi due trattati è che si toglie anche il potere decisionale dato ai giudici. Cioè, se tu avevi un contenzioso e volevi uscire da un qualcosa di diverso scritto dal trattato, non c'era più il foro competente, così come oggi, non voglio entrare nei tecnicismi, così come oggi è disciplinato anche dalla Costituzione. No, c'era un arbitro, c'era un lodo arbitrale internazionale, che ovviamente, essendoci di mezzo le multinazionali, se le multinazionali sono state capaci di andare in Irlanda a scrivere le leggi del fisco irlandese, quanto ci mettevano a scrivere le nuove regole per far vincere sempre i loro interessi, perché questa è la globalizzazione. Allora bisogna diffidare di tutto ciò che ti viene presentato come grande, come mega, come fondamentale, come moderno, e però non ti dicono mai qual è l'utilità. Chiudo. La TAV non serve più, perché la TAV è stata tarata su una capacità produttiva che dentro la crisi non c'è più. E infatti basterebbe la linea seconda che c'è, perché c'è già una linea ferroviaria, c'è già un tracciato ferroviario. Però ti dicono che bisogna andare perché è un'opera moderna. Quelli della Val di Susa è da una vita che si stanno opponendo, e sono sempre descritti come barbari, cattivi, terroristi, ok? Io me li difendo, perché ragazzi, io sono sicuro che tutte le volte che ci parlo ci litigo a bestia, ma siccome non ci devo andare a cena, ma devo dire quest'opera serve o non serve perché è pagata anche con i miei soldi, non mi interessa se quelli della Val di Susa vanno a cena con i centri sociali di Ascatasuglia, sono affari loro, ognuno si sceglie i compagni di viaggio che vuole, ma io voglio sapere se quell'opera serve o non serve. E non serve, perché non c'è più una capacità produttiva per cui bisogna fare quel tipo di infrastruttura. E in secondo luogo, nella globalizzazione non è importante la velocità di trasporto delle merci, è importante la velocità nella logistica.
È un'altra cosa, è come se noi allargassimo le corsie dell'autostrada, le portassimo a 6, ma poi alla fine hai soltanto 3 caselli del pedaggio. Uno solo con te, ma se gli altri 2 sono ancora col signore che ti dà. Allora puoi avere corso quanto vuoi prima, ma tanto poi l'ingorgo lo trovi nella fase di smistamento. È la stessa logica. Quindi il dissenso, per essere maturo come lo state facendo voi, presuppone una conoscenza. Ecco perché non vogliono parlare con voi, perché voi sapete e gli altri no. Il parlamentare, uno di Roma che nelle interviste, nei talk dirà la TAP è fondamentale perché tutto, perché se no moriamo di freddo, se venisse a parlare qua scoprirebbe un mondo di informazioni che non ha per pigrizia e non ha voluto prendere prima, però dice sì, perché il sì non costa nulla, ma come diceva ancora una volta bene mio nonno, i no aiutano a crescere. Allora, che cosa vi state accorgendo tra la serata di ieri e la serata di oggi? Quanti sono i motivi che ci accomunano alla storia che racconta Gianluigi, alla storia degli amici di Viareggio? Gianluigi è disponibile a rispondere alle domande del pubblico, e quindi se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda su qualche particolare questione, penso che è disponibile ad ascoltarci. Alzata di mano. Faccio la valletta, di. Io vorrei dire una cosa. Mio figlio fa qualche supplenza a scuola. Quando firma un contratto, deve sottoscrivere che non ha processi penali, che non ha condanne penali per una supplenza a volte di un giorno, a volte di 5 giorni, e lì ha condannato, è stato promosso addirittura. Per quale motivo? È la Costituzione che ci garantisce. Allora non accetto questo. No, la Costituzione non dice affatto una cosa del genere. È che per effetto delle norme speciali ti viene data la possibilità di bypassare quello che per via ordinaria a tuo figlio è prescritto come vincolo. Ma attento però, no, attenzione, attenti. Guardate che l'Italia siamo più noi che loro, eh. Quindi viva l'Italia, lo dobbiamo dire nel senso sano. Perché io ci credo, io credo, più viaggio in questo paese, più lo racconto, più mi ascolto la voce, questo è un paese sano, e dovete chiedere l'alleanza non con la Vergine Maria che è perfetta, immacolata, con un mondo che è imperfetto, ok? Perché io alla perfezione degli altri non ci credo, io preferisco stare con uno imperfetto ma che almeno lo conosco, piuttosto che uno che si vende come perfetto e perfetto non è, perché è un grande imbroglione. Questo vale anche per la Germania. Io mi sono stufato di sentir dire da tutti: ma la Germania ha fatto le riforme. Poi dopo si accorgono che ci sono dei contratti di lavoro che sono schifosi, che in Germania sta aumentando il numero della povertà, tanto che cresce l'estrema destra, e poi mi dicono: ma com'è che cresce l'estrema destra? Certo, perché se quello che viene per te, che diventa il modello di riferimento, crea una scontentezza, ma è una scontentezza non percepita, è una scontentezza che nasce dal fatto che in tasca non hanno soldi e soprattutto non hanno un contratto di lavoro. E quanto alle lezioni che possono dare i tedeschi, bene, gli ricordiamo che ne abbiamo condonato 2 grandi debiti pubblici, uno dopo la seconda guerra mondiale e uno dopo l'unificazione. Quindi non bastano alla Grecia a dire come si deve fare, i modelli virtuosi, perché il casino della Volkswagen è grossissimo, è loro. Quando si dice il pubblico ruba, il pubblico è incapace, questa crisi che stiamo vivendo è una crisi dovuta all'appetito, all'ingordigia truffaldina, criminale della finanza, non per la politica. Non è la crisi del debito pubblico, è una crisi del debito privato.
occhio, questa crisi che stiamo vivendo è una crisi che nasce dall'inganno dei mutui subprime in America, dal grande inganno finanziario. Guardate un film straordinario, si chiama La Grande Scommessa, e capirete bene tutto, e dell'inganno che è privato, è della finanza, il pubblico non c'entra nulla. Le banche, la finanza addirittura avevano fatto un cartello, per questo, per dire che loro sono sempre bravi, hanno fatto un cartello, le grandi banche d'affari, non quelle di sistema, un cartello per taroccare il tasso, tu lo sai benissimo, Libor ed Euribor, che sono i due tassi su cui si indicizzano i mutui. Quindi i loro affari se li fanno a prescindere dalle regole, occhio, ma questo ovviamente non ve lo raccontano mai, così come non vi raccontano, e chiudo, l'inganno dei cosiddetti dirigenti. Allora, io prima vi ho raccontato di quella di Ernst & Young, è pieno il mondo del pubblico di queste figure e dei contratti strapagati per queste società di consulenza. Vi dico alcuni nomi. L'ex presidente della Commissione Europea, perché a Trani, voi lo sapete, c'è stato un procuratore, Michele Ruggero, che aveva tentato di avviare un processo contro le agenzie di rating perché aveva individuato che c'era stato un inganno ai danni degli italiani. E la sentenza, pur dandogli formalmente torto, nella sostanza gli dà ragione, perché gli dice: è vero, il danno c'è stato. Per farvela breve, era difficile provare un po' il dolo dell'operazione, perché sarebbe come domandare allo scorpione se è stato doloso nel momento in cui aveva pizzicato la rana che lo portava di là. Ve la ricordate, no? La favola della rana e dello scorpione. E quando la rana viene pizzicata dallo scorpione e vanno tutte e due giù a fondo, la rana le dice: ma perché l'hai fatto? E lo scorpione risponde: perché io sono lo scorpione, la mia natura. E la finanza è così, è la natura, non è che non serva la finanza serve, ma non può interpretare tutte le parti in commedia, e invece sta interpretando tutte le parti in commedia. L'ex presidente della Commissione Europea, prima di Juncker, si chiamava Barroso, ok? Questo Barroso, che oltre al fatto che se n'è andato in pensione prima, perché questi sono sempre, fanno sempre i figli, vedete come le notizie a volte... Questi fanno sempre i figli, scrivono le lettere, il sistema pensionistico dei paesi del Mediterraneo va riscritto. Questo appena potuto se n'è dato in anticipo pensionistico, pagato dall'Unione Europea, ok, dalla Commissione Europea, dall'Europa, e adesso sapete dov'è? È a Goldman Sachs, è vicepresidente di Goldman Sachs. A Goldman Sachs ci sono anche, cioè sono passati, Claudio Costamagna, che è a capo di Cassa Depositi e Prestiti, e lo sapete. Goldman Sachs c'era Mario Draghi, Mario Monti, Letta Gianni, Prodi. Poi ci sono quelli che sono stati a JP Morgan, Morgan Stanley, che guarda caso, per esempio Siniscalco e Grilli, guarda caso, sono gli stessi con cui l'Italia ha stipulato dei contratti derivati. E la Corte dei Conti ora vuole vederci chiaro, perché vuole capire se c'è stato un conflitto di interesse. I signori, vi ricordate i falchi olandesi di Selbloem? Era uno di quelli che addirittura è arrivato a offendere i paesi del Mediterraneo dicendo: beh, non è che possiamo dare gli aiuti a tutti, questi spendono in donne e alcol, aveva detto, ok? Donne bere, ok? L'olandese di Selbloem. Sapete, ora lui era presidente dell'Eurogruppo. Ovviamente a scadenza del mandato si ritrovava ad essere un disoccupato, come purtroppo capita alla gente normale. Capita. Bene, questo signore che per anni ha fatto la morale ai conti pubblici italiani, agli italiani, si è fatto dare una super consulenza super pagata, una super consulenza inutile. Questo è spreco di un sistema che ancora regge due europarlamenti. Sembra di risentire le parole del giudice imposimato su questo palco, che parlava delle stesse cose, ve lo ricordate, è stato nostro ospite. E Graziano Petrachi vuole farti una domanda. Graziano è uno di quelli che studia, fa il suo lavoro, professore, commercialista, e poi studia la notte le 15.000 pagine oltre di questo progetto. E quello che si dice
cittadinanza attiva. Scusami, Graziano, devo fare questo riferimento. Quando Henry De Luca dice: io invito i salentini, i melendugnesi, i cittadini a sabotare TAP, come già aveva detto il Val di Susa, non ci sta invitando a fare gli anarco-insurrezionalisti o gli estremisti, ci sta invitando a informarci e a mobilitarci. E quando parla Henry De Luca e Calenda, sempre lui, purtroppo oggi parliamo specialmente di lui, si prende il fastidio di rispondere e dire: caro Henry De Luca, vieni qui che ti spiego il progetto, e il giorno dopo dice che il progetto è un tubo da un metro e mezzo. Lui è un ignorante, perché il tubo è di un metro e non conosce nulla di questo progetto. Vorrei porti una domanda. La domanda è questa, può sembrare tendenziosa ma non lo è, ti spiego pure l'antefatto. È quanto il giornalismo televisivo è assoggettato alla classe politica. Prima della risposta ti spiego l'antefatto. Nel 2014 una trasmissione che all'epoca è un giornalista che io ritenevo bravissimo, ma non in faccia il nome, fece una trasmissione su TAP con all'epoca country manager Giampaolo Russo, dedicandogli, all'epoca quella trasmissione durava tre quarti d'ora, dedicandogli praticamente 40 minuti, facendolo parlare da solo. Io ebbi a quel tempo l'ardire di denunciarlo all'ordine dei giornalisti a Roma. E no, l'ho fatto io, quindi ho fatto una becca all'epoca al presidente dell'ordine dei giornalisti di Roma. E il giorno dopo La Verità, molto correttamente, la presidenza dell'ordine mi chiese, mediante sempre una mail, di andare a Roma a fare una trasmissione riparatoria. Io invitai il sindaco, perché rappresentavo la cittadinanza, e disse: non devo andarci io, ci devo andare il sindaco in qualità di rappresentante. E lo fecero parlare per 20 minuti, e la cosa che mi fece male, e fa male personalmente, ti ricordi come concluse Mannoni? E dica ai tuoi amici di andare piano. Ecco, questo era, è stato Mannoni, dal che l'ho visto molto poco, però mi fa capire che comunque un po' la politica nel giornalismo televisivo c'entra. E allora, a questo punto, visto che tu sei un po' protagonista, ti faccio questa domanda: quanto i giornalisti sono asserviti al potere politico? Vi darò una risposta che non ti aspetti. Io ho sempre potuto raccontare tutto quello che volevo della politica e andavo in onda. Quando ho cominciato a raccontare della finanza, e purtroppo è così, cioè io da queste cose capisco che il grosso della politica rischia di essere inutile, perché si presta da palo, ma perché non ha voglia di studiare, cioè vedi. Poi questo non vuol dire che tutti sono così, ma quelli che servono e sono funzionali alle larghe intese devono essere così. Devono essere come avrebbe detto Gaber, polli d'allevamento. Chi vuole stare all'opposizione deve, per dirlo invece con De André, deve essere disposto a remare, a andare in direzione ostinata e contraria. Ma il vero potere, quello che ti chiude le trasmissioni, è il potere finanziario. E se vuoi il potere degli inserzionisti pubblicitari. E quello è il vero potere che decide. Io ripeto, a me non piacciono né le vittime né i piagnistei, però non posso, alla fine del giro della giostra, non posso non dire che l'unica trasmissione che è stata chiusa è stata la mia. E non mi interessa, perché dico questo, sono anche un po' orgoglioso della decisione del direttore, perché vuol dire che io avevo ragione.
la nostra speranza che si possa continuare a fare informazione anche con i mezzi che noi abbiamo utilizzato per conoscere questo progetto, con la rete, con l'informazione, con lo scambio, con il contatto nei cinema e nei teatri. Grazie Gianluigi. Alfredo Fasiani. Buonasera a tutti. Ti faccio una domanda un po' così. Allora, tutti abbiamo parlato di conoscenza, di mettere, diciamo, a disposizione dell'informazione tutto quello che sappiamo. Eri De Luca parla di sabotaggio, tu parli di ribellione, va benissimo, e la stiamo facendo. Ma tutti quanti quello che ci chiediamo, che siamo qui, oltre il sabotaggio e la ribellione, cosa dobbiamo fare? Guarda, ti dico una cosa, perché dovunque io vada e ascolto in queste storie, io non posso dire nulla, perché voi state facendo oltre il di più, perché state pagando voi in prima persona, perché vi stanno schedando, vi stanno multando e soprattutto vi stanno silenziando, nascondendo. Nessuno vi può chiedere nulla di più. E come mai siamo noi in pochi a non venirvi accanto? Ma voi non dovete fare nulla di più. Ma come fanno le persone a starvi accanto quando la vostra lotta viene nascosta? Io quello che lamento e quello che denuncio è che i pezzi di lotta di questo paese sono nascosti. C'è ancora una lotta di chi difende il posto di lavoro, però magari se è un grande cliente di quella rete, telefona il commerciale. Se telefona il politico, è un bel chi se ne frega. Se telefona il commerciale, è allora un problema. I grandi soggetti interessati anche a TAP hanno il potere di telefonare al commerciale delle grandi televisioni o dei grandi giornali, e quindi voi siete soli, ma anche nel piccolo, perché non credo che il quotidiano locale sia a favore. Cioè è un problema di chi comanda. E nel momento in cui anche l'editoria è in crisi di finanziamenti, non può perdere nessun contratto pubblicitario. Voi state perdendo tutto, cioè voi vi state mettendo nudi qui. Io ho chiesto a Stefano, ho detto: Stefano, sì, me l'hai raccontato bene, ma io voglio vivere un pezzo, io voglio sentirlo, io un po' di questo venirmi in faccia di questa ondata, la voglio vivere un po' con voi, perché così posso essere testimone. Ma voi lo sapete che il presidente della RAI, Monica Maggioni, che è una collega giornalista, è anche presidente della Trilateral Italia. E questo non è che non si sa, l'Espresso l'ha scritto. Ha detto: Monica Maggioni, presidente della Trilateral Italia, una potente e segreta associazione americana. Allora perché il presidente della prima azienda culturale del paese deve essere anche il presidente della Trilateral Italia? Un giornalista deve fare da testimone, non da testimonial. Runa Gebreale va in televisione a parlare dei diritti degli ultimi, però fa anche la testimonial delle borse Carpisa, che è esattamente la borsa di cui prima avevo raccontato quel fatto. Questo è il tema di fondo. È isolarvi, cioè tutto il dissenso deve essere isolato. E la pericolosità è quando per osmosi c'è un contagio. Allora a quel punto diventa una ribellione grande. Allora ci sono dei movimenti, non faccio il nome, cioè, però c'è un pezzo di politica che ancora ha capito che, perché un altro pezzo lo ha sacrificato, ha capito che questa vita che difende i diritti, perché state difendendo dei diritti, non dei privilegi, ok? Questa vita ha bisogno di una rappresentanza politica. Quindi io cercherò di, perché ne ho parlato, non vi dico con chi, però ne ho parlato con un collega giornalista. Vuoi sempre 5 stelle?
E a questo collega giornalista ho chiesto di darmi ascolto quando, una volta terminato questo incontro. Io spero di convincerlo. Temo una cosa: non vorrei essere un danno per voi, perché io oggi credo di non avere più, neanche in un futuro immediato, una trasmissione televisiva, perché in qualche modo deve servire, ok? Non voglio abbracciare una causa, proporla ad altri e farvi il male, perché se c'è lui allora non se ne parla. Io di sicuro sto con voi e metto a disposizione quello che può essere il mio vantaggio di essere persona pubblica e del pezzo del mio libro. Lo scriverò domani, scriverò domani dopo, perché domani abbiamo una bella visita da fare. La scriverò sul blog del Fatto Quotidiano, che è un giornale che va riconosciuto, è un giornale e un sito, perché il sito ha il suo direttore Peter Gomez, che ha capito l'importanza di questa battaglia e fa bene a raccontarla. Quindi, per quello che io posso fare, appoggiatevi su di me e camminiamo accanto. Questo sì. Allora io voglio passare la parola, parlando di inserzioni e di quotidiani locali, mi è venuto in mente il quotidiano di Lecce, che sappiamo bene che tipo di impostazione c'ha sulla nostra questione. E parlando poi di giornalisti autonomi, di quelli che sposano i beni comuni, gli interessi di tutti e di che non ha problemi di inserzioni, parlo di un giornalista che oggi è stato oggetto di un bell'articolo di fondo, anzi di un paginone di quel quotidiano di proprietà di Caltagirone, che c'ha i paginoni pubblicitari di TAP, e che invece cerca di spiegare quotidianamente quello che noi facciamo e quello, i misfatti che invece fa TAP. Luigi Russo. Io sono uscito dalla redazione dei giornali, infatti stamattina non è che hanno parlato bene di me, quindi hanno detto che io sono un giornalista che diffonde fake news. Mi diverte moltissimo questa cosa, e mi hanno accusato di essere un giornalista. Poi chiedo a lui se è possibile diventare giornalista professionista come me da 29 anni senza stare in una redazione. Così mi hanno accusato, come ha fatto a diventare giornalista professionista senza stare in redazione. Però la mia domanda, anzi più che domanda, vorrei farti proprio un piccolo recall, perché tutta questa gente che vedi, come me, che io vivo qui, prima ho vissuto a Bologna, ci stiamo rendendo conto in questi ultimi anni che questa è una terra sotto attacco da tutti i punti di vista. Quello che accade con TAP è soltanto l'ultima parte di un qualcosa che forse non è manco finito ancora, questo attacco, perché è cominciato da tantissime altre cose. Ne parliamo di Cerano, dell'Ilva, parliamo della questione della xylella fastidiosa, vogliamo parlarne per favore. Ancora oggi l'Unione Europea ci dice che dobbiamo abbattere, ma l'Unione Europea non ci ha mai detto, e nessuna scienza ha mai detto, che abbattere gli alberi d'olivo fermi i batteri della xylella, non lo dice da nessun'altra parte. Anzi, 27 ricerche finanziate dalla Regione Puglia, questo la stampa nazionale non lo dice, magari se lo fai dire dal Fatto Quotidiano, sono andate a conclusione queste ricerche libere e dimostrano che la xylella non è invincibile e che si può contenere con delle buone pratiche e con zinco e rame. È la prova veramente incredibile di quanto noi siamo messi sotto la cappa. Ma questi sono fatti che riguardano economia, agronomia, eccetera, eccetera. Ma c'è un fatto che però non si dice, che negli ultimi 25 anni in provincia di Lecce abbiamo avuto l'incremento dei tumori del 38%. Questo è il modello di sviluppo del capitalismo finanziarizzato, come vogliamo chiamare, o del capitalismo che arriva qui e che ci promette i posti di lavoro come Calenda, che ci dice facciamo saltare il tavolo. Ecco, la domanda che dovrei fare, la vorrei fare a tutti voi: ma noi vogliamo avere un lavoro sicuro o poco sicuro e morire di cancro e morire di altre malattie? È questo, secondo me, che dobbiamo dire
dire anche a TAP, non è che dovete portarci qui un qualcosa che ha 10-12 posti di lavoro e poi dopo 10 anni, perché entro 10 anni potrebbe anche esserci un evento catastrofico, salta un tubo e la gente muore. Dobbiamo dirle queste cose, perché la risposta non è un no di ribellione, ma un no secco, se ne devono andare via da qua. C'è una grande alleanza e questa è una cosa che tutta l'Italia lo deve sapere, non so se mi stanno vedendo. L'alleanza è tra gli amministratori, i sindaci e tutto il mondo del terzo settore, tutto. Io rappresento, oltre a essere giornalista, il Centro Servizi Volontariato che ha 800 associazioni di volontariato. Ma voi sapete in quali ambiti sono nate le associazioni negli ultimi 10 anni? Nell'ambito della difesa, dell'ambiente e della salute. Vuol dire che non siamo fessi. Abbiamo capito esattamente pugnando. Ovviamente io non ho il polso della situazione, non so molte delle cose che voi, come ho detto prima, avete studiato. So una cosa, so che con questa vicenda delle fake news, secondo me, si sta buttando un po' tutto in vacca. Perché io alla Presidente della Camera, per esempio, avrei detto: piuttosto che fare un sito e una battaglia basta bufale, le bufale si svelano con la verità. Confrontiamoci, abbiate il coraggio di rispondere ad un confronto giornalistico serio, non in uno in cui mi si dice ma fammi vedere prima le domande, ma dimmi chi c'è ospite, perché io quello non lo voglio e quell'altro non lo voglio, perché altrimenti è giocare la partita un po' truccata. Fatemi sapere perché, per esempio, il Presidente della Camera, così come quello del Senato, non si erano mai opposti ad una trasparenza sul TTIP, ma anche sui contratti derivati. Lo sapete che c'è il segreto di Stato anche sui contratti derivati e c'è anche un pezzo di segretezza di Stato che riguarda anche questi grandi appalti. Quindi tu le bufale le sveli soltanto rivelando la verità, dicendo la verità. Perché è inutile che stiamo qua. Io, quando nei giorni scorsi ho scritto un pezzo perché un comenda, un imprenditore dalle mie parti, mi vede al bar e mi fa: oi, ma ste fake news, cos'è che sono ste fake news? Allora gli spiego che non erano le fake news, fa, boh, una volta che gli ho spiegato, fa, vabbè, ma questo qui è il paese in cui c'è stato un Presidente del Consiglio che faceva le sedute spiritiche durante il sequestro Moro, altro che fake news, e se n'è andato. Perché è vero, questo è un paese che ha inventato i dossier avvelenati, è un dossier, cioè qui c'era veramente stato un Presidente del Consiglio che ha tirato fuori il nome di Gradoli da una pseudo seduta spiritica. E questo è anche un sistema globale dove abbiamo attaccato altri paesi in altri scenari inventando e fabbricando delle prove false. Quindi, cioè, sentire la politica che oggi parla di fake news è chiaro che mi viene un po' da pensare. E poi dico sul ruolo della stampa. Sai, il ruolo della stampa è un ruolo che ha delle grandi debolezze oggi. Mi ricordo in televisione che andava un signore, abbastanza di buona stazza, un bel direttorone, e dava delle lezioni a tutti su come tenere i conti in ordine, i conti pubblici, e faceva la morale sui conti pubblici: voi non siete capaci, è lo stato di qua, è lo stato di là, mentre l'impresa, e mi ricordo anche un grande titolo che era Fate presto, era il direttore del Sole 24 Ore, napoletano, Roberto Napoletano, che si è dovuto dimettere perché in qualche modo aveva taroccato le copie del suo giornale, e allora si è dovuto dimettere, invitato alla Porta, e si sono scoperte tante cose su questo mega direttore che diceva agli altri e dava agli altri consigli su come tenere a posto i conti. Se ne è dovuto andare perché lui in qualche modo i conti in ordine non li aveva tenuti. Allora,
una bellissima serata sta procedendo bene. Io voglio ricordare a tutti quanti presenti, visto che siamo in tanti, mercoledì 6 dalle prime ore del mattino a Benendugno, un fatto straordinario, c'è la serrata dei commercianti, il 100% dei commercianti di Benendugno ha deciso di abbassare le tariffe per la TAP e si sta diffondendo questa notizia a Vernola, Calimera, Castria, Lizzanello e gli altri paesi. Appuntamento mercoledì 6 dalle 7 di mattina vicino al campo sportivo nella zona del mercato, perché poi ci sarà un corteo delle manifestazioni per tutta la giornata. Io do la parola adesso. Vai. Allora dico che magari il mercoledì, me lo ricordate, mi mandate una foto, io faccio il post mercoledì, domani me lo ricordate, telefono al collega, gli dico che c'è anche questa cosa, quindi se volesse raccontare tra mercoledì e giovedì quello che è il vostro punto di vista, magari può essere anche una buona occasione. Ultima cosa, così si chiude con Stefano. Io dico sempre, io ho scritto un libro, ma fin dei conti non ho voglia di propagandarlo, di pubblicizzarlo, perché vi dico una cosa, c'è un testo che è il più ribelle che c'è in circolazione e che vi consiglio, si chiama La Costituzione Italiana. Ed è il testo più ribelle nelle nostre mani, perché parla dei diritti e dei doveri, e parla di diritti e di doveri che sono in perfetto equilibrio e che valgono per tutti. Ecco perché dico sempre costituzionalmente ribelli. Non c'è un professionista che io abbia contattato in questo viaggio breve, io dico sempre le persone che sono qui dentro, soprattutto le punte di diamante di questa lotta, Alfredo, Graziano, il sindaco, l'ingegnere Emanuele, tutti quelli che stanno dietro, sono per certi versi degli eroi, perché prendono sberle tutti i giorni, sistematicamente, e stanno sempre in piedi a lottare, perché non c'è un singolo professionista che abbia incontrato in questa vicenda che è diventata quasi una ragione di vita per me, che non ho niente a che fare, non vivo qui, c'è solo molti parenti qui, mio papà, dico, ma io non vivo qui. Io non c'è un singolo professionista in cui io mi sia imbattuto che non abbia definito questa opera una follia, una strage annunciata, una strage annunciata. Io lo dico sempre, a costo di essere monotono, io vorrei farvi vedere, avrei voluto riprendere un luminare, perché è un luminare, inutile dire balle, il professor Ghezzi è un luminare, era un genio da quando era piccolo così, l'avevano capito quando aveva 2 mesi, ok? Mettersi le mani nei capelli di fronte ai dettagli tecnici delle carte che i vari Calenda, De Vincenti e tutti questa gentaglia non legge, però si riempie la bocca dicendo anche cagate, perché quando Calenda mi dice che il tubo è 1,5 metri, cioè cazzo, è la cosa più facile, il tubo è 1 metro, non è 1,5 metri, vuol dire che non sai niente, il problema non è il tubo, il problema è la centrale, ok? Allora io dico, il giurista mi dice, leggendo le carte, che c'è una montagna di violazioni, una montagna di violazioni. Ieri, l'ultima, dei ragazzi che parlavano di quello che è successo al presidio, quando la militarizzava tutto, sequestro di persona, non c'è perché? Ci sono dei documenti che attestano le date e di alcune disposizioni, e la giurista ha detto, questo è sequestro di persona. Okay? Ma questa è l'ultima cosa. La Seveso, abbiamo parlato in macchina, ti ho fatto la testa così con la Seveso, ma è banale, di una stupidità, lo capisce anche uno che si sta diplomando all'industriale, che è una follia, è una presa in giro, ok? Allora, poi però alla fine scopri, no, che in Italia la corruzione è altissima, okay? Che la gente va in galera, o forse no, però viene indagata, ministri che vengono indagati, messi in galera, c'è gente che, no?
poi tutto viene scoperto dopo, però durante i criminali siamo noi. Allora io dico una cosa, io ho sempre visto questa cosa come una cloaca, no? Di gomma. Tu la puoi prendere a calci, a pugni, eccetera, non si rompe. Alle volte basta un taglierino, si crea un'apertura e viene fuori tutto, esplode. E ho sempre pensato a una cosa, ho visto dei documenti, che se vuoi lo sai, condivideremo, però dico, è talmente evidente lo schifo, che mi viene lo schifo anche, mi assumo la responsabilità di quello che dico, a pensare che ci siano una pletora di magistrati che sistematicamente chiude gli occhi di fronte a questo. Perché non è possibile che tutti i professionisti che non vengono pagati, che io ho contattato, perché amici, perché gente a cui mi sono rivolto, così, gente che ha di cultura elevatissima, rimane allibita e nessun magistrato apre a cuore, non l'episodio di corruzione di una strada che viene raddoppiata o della sede numero 2 di un qualcosa che non serve, no, di un'opera che rischia di mettere a repentaglio la vita di 15.000 persone. E non è un problema di se succede la cosa, è un problema di quando. Ho ripetuto ieri ai ragazzi di Reggio che questi pazzi criminali stanno pensando di mettere un elettrodotto a 200 metri da una roba che butta 40 tonnellate di gas, no? In aria. Tanto è vero che il professor Ghezzi, quando glielo ho detto, ma questi criminali qua, a questo punto, se fanno un'opera del genere, è perché stanno pensando, arriviamo a fottersi gli indennizi. Sai benissimo, per il ponte sullo stretto, no? C'è gente che prende 1 miliardo di euro di indennizi per non aver fatto niente. La porcata è talmente grossa che è quasi inimmaginabile, no? Che vogliono veramente portare il gas, perché fatta così, tempo 1, 2, 3 anni, prima o poi esplode una schifezza del genere. Non la fa SDAM, non lavora così da anni, io ho l'informativa da gente che ci lavora dentro SDAM, non lavorano più da 15 anni, eppure hanno tirato fuori un terzo sfero a freddo, ok? Allora, io dico, ho sempre pensato e spero che il taglierino possa essere gente come te, che lavora per un giornale libero, con grande, a me Travaglio e Peter Gomez piacciono tantissimo, come piaci te, perché non hai peli sulla lingua, perché non hai, non, è un giornale, correggimi se sbaglio, che non ha, che non prende soldi dallo Stato, i finanziamenti pubblici non li prende, e siete liberi. Ora io dico, secondo te, questa è la domanda, dopo tutte queste premesse e dopo questo ruolo, diciamo, che io spero tu abbia vivamente, perché no, cioè, so che non ti devo dare coraggio perché ne hai da vendere, no? Però non aver paura di difenderci, non abbiamo paura, perché tanto ci stanno tirando la merda, la riceviamo tutti i giorni, anche nei nostri salentini, no? Non aver paura di farci fare, cioè di avere l'effetto contrario, no, anzi, vai avanti. Però dico, come si può giocare questa cosa all'interno nell'ambito di un periodo in cui ci avviamo alle elezioni? Io sono ospite al Fatto Quotidiano, nel senso che io ho soltanto un blog sul sito, però riconosco che il Fatto sia come giornale che come sito ha capito l'importanza di questa battaglia. Vi ho anche detto più di una volta che semplificherei il messaggio, cioè se potessi darvi un consiglio di comunicazione, e dovete un po' violentarvi, perché non, voi sapete tanto, sapete troppo, non potete pensare di trasmettere tutto questo troppo a persone di Ancona, di Pordenone, di Varese, di Reggio Emilia, non di Reggio Emilia. Cioè, perché ognuno ha un pezzo di un problema, però dovete far capire che questo problema è anche loro. Io ho scelto un elemento di racconto,
cioè che trovo scandaloso, e lo sottolineo, lo rimarco, lo rivendico, trovo scandaloso che il presidio di un cantiere di una multinazionale privata sia assegnato all'esercito italiano quando ci sono, per esempio, l'operatorio della lotta al crimine che necessita di personale. Noi abbiamo due cantieri cosiddetti strategici che sono presidiati dalle forze dell'ordine. Allora chiedo a TAP di prendersi il suo personale privato, se lo pagasse per i fatti suoi, e lo vedo perché io come contribuente debba pagare l'esercito italiano di tanti bravi ragazzi che ovviamente devono sottostare agli ordini di qualcun altro. Quindi io, già questo spiegandolo, mi sono ritrovato con persone che dicevano: ah, ma come? Cioè, l'esercito, cazzo, non mandano noi l'esercito nelle periferie dove c'è un casino allucinante, non abbiamo a Ostia, non abbiamo militari per fronteggiare il controllo dei territori, e quindi direi che è un cosiddetto spreco. In più gli spiegherei due cose di quest'opera nel merito, perché io per esempio anche quando parlo di ogni cosa che descriverò nel libro dei no, da no euro, no Europa, no Jobs Act, no Vax, eccetera, non dico di prendere tutto, perché ci mancherebbe se io mi voglio mettere nella posizione di dire tutto quello che diciamo nel fronte del no, si dice nel fronte del no, va preso e lo dovete abbracciare, ma almeno dedicate 2 minuti del vostro tempo a capire le ragioni del no, perché il no, e da qui l'idea di scrivere questo libro, è partito da quel percorso di difesa della Costituzione. Cioè, noi domani festeggiamo un risultato che è stato straordinario, perché abbiamo difeso la Costituzione, e non è un caso che molti ragazzi violentati da queste nuove regole del lavoro siano stati i principali protagonisti del no. Ecco perché dico, facciamolo, proviamoci, tanto dobbiamo nuotare controcorrente, lo sapete benissimo, siete già abbastanza soli ed esposti, ma utilizziamo le tecniche di comunicazione, facciamoci furbi e con 1/2 elementi di comunicazione proviamo a spiegare perché anche a uno di Ancona, a uno di Reggio Emilia, a uno di Pordenone, uno di Varese o di Alessandria può interessare questo gasdotto, e quindi accompagnarsi a questa vostra battaglia. E ora direi di andare a mangiare, perché io sono anche per il no dieta. Allora siamo due. Allora l'ultima, perché Gabriele si era prenotato da un po' di tempo, poi l'ultima, l'appuntamento è per mercoledì mattina. C'è pure l'inno, ci abbiamo. Allora, scusate, l'ultima domanda di Gabriele, ringraziando anche Gabriele, io voglio ringraziare tutti quei ragazzi che fanno parte delle associazioni e quei ragazzi che hanno dormito per notti e giorni interi lì a San Martino, nel presidio di San Martino. Vai, Gabriele. Volevo chiedere praticamente come mai, riagganciandomi al discorso dei trattati, e come mai appunto non rispettano il Trattato di Parigi, che sarebbe quello di fare a meno appunto delle fonti fossili, e tra fonti fossili non ci riferiamo soltanto al carbone ma anche al gasdotto, quindi al metanodotto. E cioè, come mai questi si scrivono una regola di questo genere di fare praticamente a meno di queste fonti e nel frattempo pensano di metterci praticamente questo tubo del gas? Non so se... Ma guardate, non rispettano le regole fondamentali della Costituzione, figurati se poi non rispettano le regole del Trattato. Ahimè, quando tu pensi di essere dalla parte del più forte e disponi della forza per importi, alla fine vinci. Io vi dico anche una cosa, io più ho raccontato queste storie e più ho capito di essere un po' un perdente, ok? Io so di perdere, perché sono più forti di noi. Io, cioè, inteso come neoliberismo, come sistema di bank, poi vi auguro di riuscire a vincere la vostra singola battaglia contro TAP.
però io so di essere perdente, però io come sport salgo sul ring di solito, e siccome sono abbastanza vecchiotto e messo male, so di prenderle dai ragazzini con cui faccio sparring partner, ma a loro dico sempre: stai attento, perché tu vinci, ma non vinci come pensi tu, io due cazzotti te li tiro. Ed è la stessa cosa che dico a loro: voi vincerete, ma non vincerete come pensate voi, perché io un po' di male ve lo faccio. Speriamo che il tumore morra un'idea.